Ben ritrovati gentili telespettatori e telespettatrici a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Si parla molto di flussi turistici in questa che è stata un'estate rovente e che va verso la conclusione. Noi però vogliamo concentrare questa puntata sul turismo internazionale, il turismo di alta gamma. È una nicchia, una prospettiva per il futuro, puntare sempre di più su questo tipo di turismo che richiama chiaramente ospiti da tutto il mondo. Lo facciamo con Agustina Lagos Marmol, che saluto e ringrazio. Ciao Agustina. Grazie, ciao. Allora, Buongiorno. tour operator Dolomite Mountains. Allora, tour operator internazionale, ci dicevi il vostro mercato, diciamo così, Sì. organizzate dei viaggi in tutto il mondo, però il nome Dolomite Mountains rimane peraltro la vostra sede, è qui in Dolomiti, in Alta Badia. E allora, ci spieghi un attimo brevemente il vostro lavoro, cosa Ok. organizzate per il turismo di alta gamma, Allora, Agostina? io ho cominciato la ditta 15 anni fa, 2009, ottobre 2009. Il mercato incoming dal mercato estero, ho visto che c'era una nicchia che nessuno faceva. Io ho pensato di aprire un tour operator con base in Dolomiti, lavorando con la gente del posto. Ho cominciato da sola e pian piano oggi ho una ventina di persone che lavorano con noi. E facciamo incoming solo sulle Dolomiti. Però come è estate e inverno e nei periodi fuori stagione facciamo anche nella zona del Alto Adige, nella zona dei vini, anche nella zona del Prosecco, Ok, le colline Prosecco e Valdobbiadene, quindi, sì, giusto? Lago di Garda e anche Sardegna, però sempre fuori stagione. Certo. E l'idea qua in Dolomiti quando abbiamo cominciato è fare l'incoming a turismo attivo, active travel. Ok. E ho cominciato solo con clienti diretti all'inizio e adesso lavoriamo anche con tantissime agenzie di alto livello, high-end, e siamo dentro dei networks di turismo di lusso. Uno si chiama Internova e l'altro molto conosciuto nel turismo di lusso si chiama Virtuoso, che siamo entrati l'anno scorso. E qua in Dolomiti organizziamo viaggi, la gente quando viene dai 5 a 10 giorni. E si muovono di valle in valle, magari fai tre valli camminando, trekking, però organizziamo Certo, tutta la logistica. chiaro. Quindi questo è il turismo attivo che organizzate Sì. voi, non soltanto il volo e il pernottamento, ma il No, vostro tutto. utente non deve preoccuparsi di niente, giusto? Nulla. Cioè, voi organizzate dalla guida alpina ai trasferimenti, quindi tutto chiave in mano, Sì, giusto? abbiamo un team di un centinaio di guide, non solo guide alpine, ma anche guide di trekking, di bici, eccetera. Tutti gente del posto, e abbiamo tutto un network anche con gli autisti di diverse valli. Allora, la gente, lo straniero, quando viene qua, non solo viene a fare una vacanza muovendosi, però anche conosce la gente del posto e cerchiamo di Certo, darle la di cultura. coinvolgimento anche Sì, culturale, quindi. per me è importante quello. Certo, ci parlavi di clientela estera. Sì. C'è un boom in quest'estate del turismo estero che non si era mai visto prima in agosto. Per voi invece il turismo estero cosa significa, Agostina? Cioè, avete un mercato di riferimento, voglio dire, americano, asiatico? Qual è il turista che piace maggiormente, al quale piacciono maggiormente le Dolomiti? 50% noi lavoriamo con americani, poi canadesi, Australia, Nuova Zelanda, abbiamo inglesi, anche Sud America e argentini, perché io sono argentina, Certo. e poi anche tanti messicani, brasiliani e asiatici. Quest'anno sono andata a un paio di fiere, siamo stati a Singapore, per esempio, a una fiera di turismo di lusso per il mercato australiano e anche asiatico. Ecco, ci dicevi turismo di lusso, ma significa hotel 4-5 Sì. stelle? Ce ne sono a sufficienza secondo te qui nelle nostre Dolomiti bellunesi, Agostina, tu che conosci anche, oppure ce ne sarebbe maggiormente bisogno? Credo che il Veneto, noi lavoriamo tanto con la zona in Cortina, più Sì. Certo, che altro, perché Naraba, per esempio, c'è un albergo 4 stelle e basta. e quindi non è Lavoriamo a vostro, 4 e 5 ecco. stelle. Lavoriamo con tanti rifugi, sì, è nel Veneto. E lì i rifugi che cerchiamo sono quelli che hanno le camere private, con il bagno privato sino al piano. E in Veneto ci sono. Però alberghi, per esempio in tutta la zona qua dell'Agordino, eccetera, non c'è, secondo Ce me. ne sarebbe bisogno, secondo te? Cioè, ci Sì. sarebbe, voi avete turisti che richiedono, Sì. piacciono, quando li portate ad Araba,
secondo te starebbero volentieri di Qarab piuttosto che un'altra località? Io credo di sì, che c'è tanto potenziale, però lì puntano sul turismo di massa, io cerco turismo di qualità, poca gente e buona gente che paga i servizi e allora dai certo. Lavoro a tutta la comunità. Chiaro, certo. Ci parlavi di turismo di qualità e quindi in quanti sono circa i gruppi per i quali organizzate queste vacanze settimanali? Gruppi piccolissimi. Piccoli, ovvero? Noi 5, da 10, 15? Una persona a 10, 12. Lavoriamo anche con tante agenzie che loro ci mandano i gruppi. Però massimo sono 14, 16, sono piccoli e se sono in 16 abbiamo 3 guide, per esempio. Ah, ok, tutti sì. Gli autisti, non uso pullman, sono sempre pullmini, quelli di 6 posti, 8 posti, le minivan, no? Certo. Le viano, queste cose qua. Quindi mi sembra di capire anche degli spostamenti frequenti, cioè in una settimana di soggiorno, in 10 giorni, non state mai nello stesso albergo per 10 giorni, giusto? Le Dolomiti sono spettacolari, uno straniero, è anche bello vedere la differenza da quando vai dal Veneto, Trentino, Alto Adige, e quello anche cerchiamo di darle anche con il mangiare, no? Che c'hai la cultura, non so, ladina, poi la parte veneto, la parte ampezzana è diversa che quando vai in Alto Adige o quando vai in Araba. È bellissimo vedere certo. Per uno straniero questa cosa qua. Non ti chiedo quindi una sorta di parade di quali sono i luoghi più gettonati, perché l'hai già risposto te, ogni luogo ha le sue peculiarità, diciamo sì, così. Sì, no? Però anche i personaggi, conoscono un sacco di gente, i gestori dei rifugi. Certo, il turismo esperienziale, no? Adesso sì. Va di moda questo sì, boom, sì. In realtà tu l'hai sperimentato già fin da, vero? Da tanti anni che lo facciamo. Sì. E con successo. Io ho cominciato d'estate. Sì. Perché cercavo qualcosa che non avessi concorrenza sì, con certo. Gli alberghi. In inverno vedevo che già gli alberghi si organizzavano e facevano tutto loro, no? L'albergatore sì. Già quasi portava il cliente a sciare, questo erano 15 un po' di anni fa. E allora ho cominciato d'estate che ho visto che non c'era spazio. I primi anni lavoravo solo d'estate, ancora oggi l'estate per me è molto più forte che l'inverno. E con l'inverno stiamo lavorando sempre di più perché sta crescendo tantissimo e facciamo questi ski safari. Ah, stavo per chiedertelo, ecco, gli ski safari, ci puoi spiegare in cosa consistono? Non so. Io gli ski safari l'ho cominciato tanti anni fa quando avevo un'altra azienda con gli spagnoli, che li portavamo quando nessuno faceva niente, questo 30 anni fa. I ski safari praticamente arrivano per esempio 2 notti a Cortina, li prendiamo all'aeroporto, vanno a Cortina, prendono gli sci e tutto con la guida, il giorno dopo sciano nella zona di Cortina e poi da lì il giorno dopo sciano e magari vanno a un rifugio. Certo. E allora vanno sciando con la guida, noi gli organizziamo il trasferimento di bagaglio ma gli diamo dei borsoni, così la valigia rimane nell'albergo e va al prossimo albergo. E loro per i rifugi una sorta di, io le chiamo glamping, che adesso va un po' di moda queste parole, e il cliente arriva sciando, c'è il borsone di lui, per loro è una cosa molto diversa di sciare nello stesso certo, compressore. Certo, svegliarsi poi in un rifugio e il mattino dopo sì. Fuori al rifugio con gli sci. Continuano esatto. A sciare, poi vanno così, continuano e magari fanno 6-7 centri di sci, no? Certo, certo. Ecco Agustina, Dolomiti, hai citato le colline del Prosecco. Sì. C'è richiesta, il climb del turismo veneto è Dolomiti, the land of Venice, no? Sì. Cioè fare il pacchetto Dolomiti, colline del Prosecco, Venezia. Lo fate? Secondo te sarebbe una buona idea nell'arco di un turismo, nell'ottica di un turismo internazionale e nel tuo caso dell'alta gamma del turismo? Credo che c'è potenziale, noi stiamo lavorando un po', c'è ancora tanto da fare. So che hanno fatto anche una via che puoi andare dormendo da un posto all'altro o facendo bassi, facendo diversi. Noi facciamo turismo attivo. Sì, e allora okay. Per me è importante trovare, certo, trovare con anche la bici, l'organizzazione. Le camminate e come fare, no? Sempre di più lo stiamo sviluppando, sono molto amica con Giovanni che tu sai dell'abbazia. Sì, certo. E allora tutti i clienti. E che salutiamo. Lavoriamo sempre un po' di più e mandiamo lì i clienti, poi facciamo i pacchetti, eccetera. Ecco, per il e turismo quello attivo, lo combiniamo con le Dolomiti. Cioè, sempre. Per il turismo attivo di alta qualità, come per te, servono però le professionalità giuste, come tu hai citato, dalle sì. Guide alpine. Ce ne sono a sufficienza di professionalità? Oppure fai fatica a trovare la guida alpina? Ce n'è?
ce n'è. Ma e con poi le competenze necessarie per il tipo di turismo che tu sostieni, dove, sì, dove non si può sbagliare, un cliente paga e molto e non puoi offrirgli un servizio che non sia all'altezza. Noi lavoriamo con guide, come ti ho detto, guide alpine e anche guide di trekking, Wimla, no? Quelli, sì, più di trekking, guide di bici. Con loro prima ci mandano un curriculum, facciamo una chiacchierata e poi cominciano a entrare dentro della orbita, o non so come dice, la mentalità di Dolomite Mountains. Poi noi lo facciamo tanto e white label, che lavoriamo per altre aziende, che siamo dietro le quinte, e le guide le prepariamo per lavorare per quell'azienda, anche okay, se sono tramite Dolomite Mountains, però loro sono, non so, c'è un paio di aziende che ci mandano una ventina di gruppi, e allora abbiamo 8 guide che sono sempre le stesse, e allora cominciano a capire anche il cliente, certo, perché ci sono magari o i coreani o l'americano o sono tutti diversi, o il messicano, e cominciano a capire la mentalità del cliente, quell'azienda, e sempre perché è un lavoro di squadra. Certo. Senti Cristina, Travel for Future, i viaggi responsabili, si parla di overtourism, il vostro è un turismo di nicchia, di conseguenza che sfugge un po' all'effetto dei flussi dell'overtourism, no? Accesso ai flussi turistici. Cos'è la responsabilità per voi, ambientale e anche culturale, con questa idea? C'è tanto da fare, il problema è che con il turismo roviniamo le montagne, no? Però noi, come ti ho detto, cerchiamo un turismo di nicchia, di alta qualità, che pagano i servizi o che danno servizi alla gente del posto. Io non voglio avere pulmini, non voglio avere niente, tutto è con quello che già c'è. E cerco di proteggere e comunicare che stiamo cercando di fare il meglio che possiamo. Certo. Lavorando in comunità. Senti, ti faccio un'ultima domanda in base alla tua esperienza. Tu sei sempre, quasi sempre in giro per il mondo. Quando torni, in questo caso qui a Belluno, come vedi le nostre montagne e il nostro turismo in base alla tua esperienza? Tu che vivi praticamente tutto l'anno, insomma, in giro per il mondo, Agostino. Le montagne sono spettacolari. Io quando torno dico wow, e secondo me la gente ancora non lo conosce, però va bene, ci vuole tempo e piano piano, poi bisogna educare alla gente, con gli albergatori, agli autisti, a tutti, bisogna imparare e crescere insieme. Io non credo in quello di buttare tanta carne al fuoco, perché non va bene, poi la gente è nervosa, ti tratta male. Certo, allora, certo. Cioè, no. Quindi questi sono i tuoi numeri, la tua collocazione per la tua organizzazione di tour operator, giusto? Non faresti mai, mi sembra di capire, delle uscite con 30 persone per magari accumulare qualche cosa in più, giusto? No, quello no. Ogni tanto facciamo degli eventi, però per esempio abbiamo fatto un evento con 200 persone, ma era fuori stagione, abbiamo aperto un unico albergo. E avevamo lavoro per tutti, certo. C'erano 40 pulmini, 30 guide, ci abbiamo portato l'Orient Express e quello è bello perché dai lavoro alla comunità, era fuori nel periodo quando è pieno di gente. Chiaro. Adesso abbiamo anche un altro evento prossimo anno che verrà e anche lì cerchiamo sempre di lavorare in questi periodi quando hai delle cose un po' più con più gente. Chiaro, sennò, certo. Però servirebbero anche delle strutture aperte quando si lavora fuori stagione. Ma si possono aprire. Ah, ecco, se ci sono 200 persone si possono aprire, giustamente. Ma se ne avessi portate 20. E vedi, sempre si può trattare con certo. Si fa. E si organizza. Si organizza. Veramente, è stato un grande piacere averti nostro ospite, Agostina. Quindi buon lavoro a te per la tua Dolomite Mountains. Grazie ancora, Agostina, alla Lagos Marmol. Grazie mille. E a voi tutti, grazie per la gentile visione e ascolto. E un ringraziamento a Simone Tollotta alla regia, con l'appuntamento la settimana prossima.